ma Gesù se n'è andato. E allora per stare sempre con Gesù, che cosa ci vuole? Ci vuole la morte. Avete capito? Perché voleva morire, veramente. Perché morendo, se si è buoni, se si è cristiani, come dice il Papa, il parroco e il vescovo, si va in paradiso. E padre mio, non è che voleva morire per morire, perché teneva paura dei pigni, però c'era il paradiso. Allora ecco la faccia doppia della morte, la fine di questa vita, ma inizio di un'altra vita. Allora chi è padre Pio? È un testimone, uno che proprio ha visto, ha vissuto, ha fatto esperienza di Dio e della vita di Dio e del paradiso. Lui molte volte ha avuto queste estasi e delle volte si è trovato proprio alcuni metri, palmi sopra la terra. Allora, avendo visto Dio, è vissuto sempre per Dio. Allora, chi aspettate voi? Aspettate Padre Pio? Neanche Padre Pio dovete aspettare. Dovete aspettare quel Dio, Dio Padre, Dio Figlio, Dio, di cui Padre Pio è stato testimone. Padre Pio è vissuto di Dio con la preghiera per sé e per gli altri e ha scritto anche questa frase: Dio ce l'ho fisso nella mente, ce l'ho stampato nel cuore, non lo perdo mai di vista, c'ho Dio sempre fisso nella mente, il pensiero, ce l'ho stampato nel cuore, nel desiderio, non lo perdo mai di vista. Voi chi è che non perdete mai di vista? Le persone che amate, la mamma e il figlio, il fidanzato e la fidanzata, non ti perdo mai di vista, ti penso. Padre Pio, chi è che non perdeva mai di vista? Dio ce l'ho fisso nella mente, stampato nel cuore, non lo perdo mai di vista. È vissuto sempre alla presenza di Dio. Alcune volte in modo straordinario, come ho detto, gli è apparso proprio Dio, altre volte lo sentiva, come lo sentiamo noi. Quando noi preghiamo, siamo a contatto con Dio e anche se noi non sentiamo sentire come si sente col fuoco di Dio, Dio sente noi. Padre Pio, sapete che ha fondato anche la Casa Sollievo della Sofferenza, no? La voluto chiamare casa, non ospedale, per il sollievo. L'ospedale deve essere come una casa e quindi casa sollievo della sofferenza, ma per fare questo ospedale che ha 1200 posti ha avuto bisogno di altre persone, dei frati, padre Raffaele da Sant'Elia Pianisi era l'economo che prendeva le offerte che dava la gente per il convento e poi aveva bisogno dei medici. E c'è stato un medico che è venuto dalla Toscana, è andato a San Giovanni Rotondo perché la moglie era devota, ma lui non era devoto. Padre Pio, illuminato da Dio, ha visto questo medico che si chiamava Sanguinetti e ha detto: uè, voglio, tu non devi tornare più, parlava in dialetto qualche volta, non devi tornare più in Toscana, tu devi venire qua che mi serve qua. Dice, ma che io, padre, cioè, tu mi devi aiutare a fondare l'ospedale perché questa è un'opera di Dio. Allora Sanguinetta ha risposto, padre, ma io non credo a Dio, perché era un medico, era. Padre Pio ha detto, sì, tu non credi a Dio, ma Dio crede in te e fa quello che ti dico. Si è convertito, è diventato buono. Si è confessato, ha dato la sua opera gratuita, per dire allora Dio, anche se noi non andiamo a lui, lui viene a noi. Allora, questo è Padre Pio, testimone di Dio, ed è adesso mediante le reliquie. Mi devo smettere? No, posso parlare altri 7 minuti.
Le reliquie di Padre Pio. Io ho visto Padre Pio quando tenevo 13 anni. La prima volta stavo zitto zitto come state voi zitti. E lui è venuto e ci ha visto all'improvviso. Pensate che stava nel museo, gente che non diceva niente. E tu hai fatto un po' di chiasso, muovete, mi avete fatto pigliare paura la prima volta che l'ho visto. Poi gli ho servito la messa, poi mi sono confessato da lui, eccetera. E allora praticamente sono stato con lui molte volte. Dal 2000, quando lui è beato, perché prima non si poteva portare la reliquia di Padre Pio, perché non era né beato né santo ancora, con l'autorità della Chiesa. Quando ho cominciato a portare la reliquia e quel reliquiario, Padre Gerardo, che era il postulatore, mi ha detto portalo a Padre Pio, portalo dovunque sia, in Sicilia, in Piemonte, e detto, portalo a Padre Pio, perché Padre Pio vuole girare. Questo padre mi ha detto, Padre Pio vuole girare, perché quando era vivente non l'hanno fatto girare, l'hanno messo pure in galera. Per 2 anni è stato dentro senza poter dire neanche la messa. Dice, fallo girare perché vuole girare. E io l'ho portato e lo porto. E credo che Padre Pio vuole venire anche a Montefredane, perché il suo compito è di aiutare Gesù. Là sotto sta scritto, voi lo potete vedere, Padre Pio Cireneo di tutti. Fate la Via Crucis qualche volta, sì o no? No, e adesso faccio l'esame di coscienza a Marco, no. Fate la Via, la quinta stazione com'è? Chi me lo dice? Gesù è dato da Cireneo. Come? Brava Cozzica! Gesù aiutato, scherzo, Gesù aiutato dal Cireneo. Chi è questo Cireneo? Descrivi la quinta stazione, dillo al prete che se qualcosa fa. Veramente il prete che lo dice a me tutti i venerdì quando facciamo la Via Crucis. Cioè il Cireneo era un uomo molto, diciamo così, robusto, che veniva dalla campagna e si trovò a passare nella zona dove praticamente Gesù stava per essere condotto al Calvario. E vedendo che Gesù ormai crollava sotto il peso della croce, un poco per sua compassione, un poco perché anche costretto dai soldati, prese la croce e aiutò Gesù per un certo percorso. Allora, quest'uomo si chiamava Simone, era di Cirene. Cirene è una città della Libia. E allora da Simone si chiama Cireneo. Quello era il Cireneo che ha aiutato Gesù a portare la croce. L'ha aiutato malvolentieri, è stato costretto. Padre Pio è il Cireneo di Gesù Cristo e degli altri. E tutti dovremmo essere un po' cirenei. Se tu cadi, io ti devo aiutare. Se tu tieni pochi soldi, io te ne devo rubare. No, ti devo dare qualche soldo. Aiuto, cireneo significa aiutare. E come è successo questo? Padre Pio ha visto Gesù con la croce sopra le spalle, che soffriva. Ha detto, Signore, ma tu soffri, io ti voglio aiutare. Il programma di Padre Pio per 81 anni è aiutare Gesù. Aiutare Gesù e aiutare il parroco e anche il vescovo. Eccellenza, stavo per finire solo il pensiero. Tutti dobbiamo essere cirenei gli uni degli altri. Questo qui è il reliquiario del Cireneo. Da chi è quei due personaggi, ai piccoli, chi sono quelli che stanno là? Stanno sulle spalle di questi quattro che pure loro fanno un po' da cirenei e non credo che siano stanche. Chi sono quei due personaggi? Oh,
chi sono? Questo chi è? Padre Pio. Padre Pio. Questa è la reliquia, abbiamo detto, le grosse, le cosche. Questo è Gesù risorto, Gesù risorto. Questo è il Padre Pio, come sta? Porta la croce. Anche noi dobbiamo portare la croce. Padre Gesù ha portato la croce di legno. Padre Pio ha portato la croce di Gesù e dei tanti peccatori. Noi dobbiamo portare la croce morale, la sofferenza, gli uni degli altri. Pace e bene a tutti voi. Chiedo scusa al parroco perché mi ha ascoltato di più e a questo alla quale faccio la mano perché il vescovo ci parla in nome di Gesù. Ma anche noi dobbiamo fare un po' i vescovucci, aiutarci a parlare di Dio a tutti tra di noi, in modo da formare un prolungamento della famiglia di Padre Pio. Amen. Grazie Padre Giustardo, grazie a Sua Eccellenza che ci fa assieme a noi questo percorso fino alla fine. Questo padre, questo uomo, mo di burberi ma buono, lui segnato dal dolore sulle mani e dentro il cuore, lui ha saputo amare come nessuno al mondo, lasciando nella gente il segno più profondo. Un santo sulla terra, col dolore sempre in guerra, credi di più all'amore, è parola del Signore. E se la vita qualche volta ti porterà tristezza dura da sopportare, pensa a quell'uomo, a quel cielo che tu lo sai, e la notte meno scura sarà. Questo padre, questo uomo, come intenso quel profumo, io un giorno l'ho sentito quando a lui ho chiesto aiuto. Che dolce sensazione, resti senza parole, non c'è una spiegazione, ma c'è pace dentro il cuore. Un santo sulla terra, col dolore sempre in guerra, parla con lui se sei solo, è come se parlassi al cielo. Dura da sopportare, pensa a quell'uomo, a quel cielo che tutto sa, e la notte meno scura sarà. Thank you.
il fascino suo che riconosciuto, sia dal punto di vista pratico che teologico, perché ascoltarla è sempre qualcosa di meraviglioso, lascia sempre un segno. Ma in modo particolare la domanda che è spontanea qui da Mondefredine, il suo fascino, il suo momento, perché lo vediamo sempre attento, ma con concretezza, nel dialogo non solo verso Cristo, ma in questa splendida persona che lei porta dentro, Padre Pio da Pietrelcina. Ma il confronto con i santi è sempre una amicizia e una familiarità che fa bene, perché i santi sono un ponte, una trade union tra Gesù e noi, ce lo fanno vedere nella concretezza, quindi i santi uomini come noi, con le nostre difficoltà, con le persecuzioni che tutti subiamo, ci rappresentano la croce di Cristo oggi. Quindi il fascino viene di qui, vediamo persone più vicine a noi che seguono Gesù con serietà. Se, come dice Agostino, se ce l'hanno fatta loro, ce la faremo anche noi. Eccellenza, in un ultimo incontro che feci con padre Davide Maria Turoldo a Milano, ricordo che andavo spesso a trovarlo perché era ricoverato, non stava bene, mi disse, io ero giovanissimo, e disse, ricordati che qui si nasce tutti santi, poi bisogna, come ha detto lei in questa splendida omelia, ecco, so che lei è un umorista, lei si sente quasi un po' santo. No, sarebbe una grossa presunzione. Certamente lo desidero, anche perché questa cosa può consolare molti, la santità è desiderare d'essere santi. Ecco, eccellenza, sulle sue spalle c'è tanto peso, la diocesi, i sacerdoti, i suoi figli. Quindi qualche volta c'è stato un grande artista, Ciccone, che ha dipinto Padre Pio con un occhio bellissimo, ma con un occhio chiuso. Lei chiude qualche volta qualche occhio o li vorrebbe avere sempre aperti? Conviene chiuderli più di una volta per due motivi. Il primo, gli occhi troppo aperti potrebbero nascondere una presunzione, voler cambiare tutto noi mentre il Signore che cambia. E l'altro, chiudere gli occhi per lasciare che legga il cuore. C'è una espressione a me molto cara, il piccolo principe, l'essenziale invisibile agli occhi, non si vede bene che col cuore. Ecco, un'ultima domanda, eccellenza. C'è molta confusione, ma in questa confusione ci incontriamo sempre tutti. Però vedo che lei tranquillamente fa dialogare ed evidenzia l'anima. In altre situazioni sembriamo un po' alienati, ma l'anima dov'è? Che cos'è? È una domanda da summa teologica. L'anima è dentro di noi. Tutto quello che facciamo in qualche maniera è animato. Bisogna andare a cercare supplementi d'anima oggi, perché sembra che non ci sia più, in realtà, nella natura, negli incontri, nelle persone, negli eventi, a volte anche in quelli dolorosi, anche nel dolore c'è un supplemento d'anima. E allora l'attenzione che dobbiamo avere, che è anche una sensibilità da acuire, è avere il senso dell'anima, una sorta di percezione dell'anima che ieri era naturale e che oggi invece deve essere rieducata. Padre Pio era solito dire delle volte che anche il dolore diventa bellezza, il suo dolore personale, perché penso che un vescovo come lei, impegnato, forte, quando chiude quella stanza serale per riposare il suo fisico e parlando con chi di competenza, questo suo dolore dove lo pone? C'è una sola possibilità perché il dolore divenga redentivo, porlo sul cuore di Gesù, porlo sulle sue piaghe, perché le nostre piaghe accostate alle sue divengano da dolorose gloriose. E quindi certamente c'è una via del dolore che dobbiamo riscoprire. Il dolore non è negatività,
alla luce della croce di Gesù, delle piaghe di tanti santi, anche di San Pio, ci dice che c'è una via dolorosa che ci porta alla gloria. Eccellenza, quando arrivano nella sua celebrazione e vede persone che al di là di tutto entrano nell'edificio edificio di culto, detto chiesa che siamo noi, ecco, e sa che non a stento forse delle volte fanno anche una croce non sapendola fare, lei come va incontro, come li aiuta? Dobbiamo cercare di andare incontro a tutti, l'ignoranza della fede è un, come dire, una piaga di cui purtroppo siamo responsabili noi e quindi non vanno colpevolizzati ma presi per mano e pian piano portati sulla soglia del mistero. Si sente stanco? In questo momento, che non è in questa sera, è in questo passaggio tra due chiese che io in questo momento porto ancora insieme, avverto una stanchezza. Spero che anche questa serva a qualcuno. Noi possiamo solo esserle vicino e pregare per lei come lei prega per tutti noi. Grazie di questo momento. Accogliamo con gioia il nostro vescovo Monsignor Arturo Aiello, in coincidenza della venuta qui in paese a Montefredda nelle reliquie di San Pio, quindi è una gioia condivisa. E a questa gioia aggiungiamo anche, diciamo, la benevolenza che la comunità rende al nostro pastore. E all'inizio il vescovo mi ha commosso, mi ha vestito a nuovo, mi ha portato qui in omaggio questa casa, quindi l'ho ringraziato in privato, lo faccio anche in pubblico, è un segno di affetto che mi commuove e nello stesso tempo mi aiuta a vivere sempre meglio questa esperienza di fede in mezzo a tutta la comunità. Eccellenza, il nostro paese è un paese ricco di vocazioni, come dicevo in privato siamo 10 sacerdoti qui che operiamo in tante zone. Quindi c'è anche Padre Vittorino a Roma, poi gli altri siamo tutti dispersi un po' per tutta la diocesi. E quindi è un paese benedetto da Dio. E questa benedizione noi vogliamo prolungarla anche nel futuro. Quindi c'è chi viene dopo di noi che continua. Alfonso già è avviato per questa strada. Quindi tutti noi dobbiamo accompagnarlo con la preghiera, con la fiducia. E Eccellenza, volevo dirvi come la comunità ha avuto sempre questo legame particolare, affettivo con il Vescovo. Quando eravamo giovani, il Vescovo Venezia ci dava un po' nella chiesa parrocchiale, un po' quelli che si chiamavano gli ordini minori, gli ordini maggiori, i sacerdozi. E quindi il Vescovo familiarizzava con le nostre famiglie, con tutta la comunità, perché era un appuntamento con Dio, quindi ogni a distanza di poco, perché c'era una differenza di età, di poco, quindi veniva qui e visitava il nostro paese e quindi in questa familiarità noi siamo cresciuti, quindi poi l'abbiamo continuato con Monsignor Forte, Monsignor Pierre, un po', io poi non è che sto da molto, nel 2004, quindi però nella precedente esperienza ho vissuto con tutta la comunità questa esperienza, quindi noi la consegniamo a voi, Eccellenza, perché è una cosa bella, la comunità certamente si affezionerà alla vostra persona. E questa affezione c'ha anche radici nel tempo, perché il vescovo nostro viene da Teano e a Teano c'è stato un nostro paesano che ha fatto il vescovo, il signor Alfonso Maria Giordano, è stato curato economo qui di Montefredere per ben 7 anni, eccellenza. E il signor Giordano, Sua Eccellenza Giordano, poi tutti noi abbiamo letto, ha vissuto proprio questa esperienza pastorale nella santità, nella virtù eroica, nella carità, nella solidarietà. Sono cose molto belle. Una volta qui in paese c'era proprio una strada dedicata via Alfonso Giordano. Però forse bisognerebbe ripristinarla e creare di nuovo questa esperienza proprio di continuità. Quindi possiamo approfittare proprio della presenza del nuovo vescovo per rivivere un po' questo ricordo e questa continuità nella storia. E oggi chiaramente la venuta del Vescovo coincide con le reliquie qui di San Pio.
lo diceva chi è che mi aveva chiamato, in fondo non è soltanto un fatto emozionale quello che viviamo, ma vuole essere proprio questa riscoperta della fede, perché penso che quelle parole che a volte sentiamo o leggiamo nei libri, quando si parla di secolarizzazione, scristianizzazione, noi andiamo sempre lontano da noi, invece sono parole in realtà che si vivono anche in queste piccole comunità, anche nel nostro paese. Allora San Pio ci vuole benedire tutti, ci vuole tutti alla sua scuola, che è una scuola di sequela, la sequela di Gesù. E lui è stato un maestro di santità. Ecco perché questa venuta, questa sera, domani, vuole essere un segnale che San Pio forse vuole donarci per risvegliarci un po' da tante forme di sonnolenza. E quindi io sono grato agli organizzatori che hanno voluto e hanno scelto la nostra comunità come punto di appoggio per questa spinta nella fede. Come pure ringrazio tutte le autorità, il sindaco, le associazioni che sono presenti, un po' tutta la comunità. Vi vedo numerosi e quindi vi ringrazio tutti, e in questo ringraziamento ci sta la benedizione di Dio. Grazie Eccellenza per essere venuti qui in questa circostanza con questa diciamo augurio di rivederci sempre, spesso, perché la comunità ha bisogno della vostra guida. A volte pensiamo che la fede e la salvezza ad essa collegata siano una sorta di assicurazione. Abbiamo pagato i contributi, abbiamo versato quello che le assicurazioni con un eufemismo chiamano il premio, che poi è sborsare del denaro di anno in anno, e dunque avremo, accumulandosi queste somme, avremo la nostra pensione, avremo la nostra assicurazione sulla vita, vero? A volte pensiamo che avvenga così anche per la salvezza eterna, avvenga così anche per quel dono fortissimo, potente, ma anche fragile, che si chiama fede. Fede. Il vostro parroco magnificava giustamente, e questo torna a vostro onore, le radici cristiane della vostra comunità. Dai frutti li riconoscerete, dice Gesù, e Montefredone ha prodotto tanti frutti, tra questi tanti sacerdoti, suore, consacrati. È una cosa bella, ma attenti a dormire sugli allori, come si dice, cioè a pensare, beh, abbiamo dato il nostro, ricordo nella mia parrocchia, la parrocchia dove sono stato parroco per 27 anni, dove c'era una sorta di timore per le vocazioni, cioè, anche nelle famiglie purtroppo, molti cercavano di non far incontrare i propri figli con il parroco per paura che li plagiasse in qualche maniera. Ricordo un gruppo di giovanissimi a cui rivolgevo l'attenzione per un incontro e mi dissero: noi abbiamo già dato, perché c'era già stato uno di loro che era entrato in seminario, noi abbiamo già dato, a volte anche noi pensiamo, abbiamo già dato, abbiamo già pagato il nostro tributo. Non è così, non è così. Beh, innanzitutto questa parabola ci parla della tenerezza di Dio nei nostri confronti, di tutti gli aiuti, di ripetute visite, di richiami continui. Pensate che ogni domenica voi venite qui a messa e riceviamo il dono della parola che ci stimola, che ci rilancia. Ma Gesù dice nella parabola che tutti questi aiuti, che tutte queste accortezze, che tutta questa tenerezza, questa cascata di tenerezza, non è servita, perché coloro che erano affittuari sono diventati proprietari.
Noi non siamo proprietari né della fede né della vita, né della vita. Siamo tutti affittuari e un affittuario deve riconoscere che la proprietà è di un altro e deve conservare il bene e deve farlo produrre per ricompensare il proprietario della fiducia che gli ha accordato. Oggi tanti pensano ad essere proprietari della propria vita, no? Ma perché mi viene a dire queste cose? Che c'entra? Questa è la mia privacy, si dice oggi, Cioè, qui decido io. Che c'entra la Chiesa? Che c'entra Gesù? Perché venite a ripeterci queste cose settecentesche? Ecco, è la presunzione d'essere proprietari della vita. Siamo affittuari e dobbiamo rendere conto e dobbiamo produrre frutto. E se non produciamo frutto, dice Gesù, e qui c'è anche una allegoria su quello che accadrà per quanto concerne il racconto di Gesù e su quello che è accaduto per quanto concerne il racconto di Gesù scritto da Matteo, che ha visto una cosa che lo ha addolorato, e cioè che il popolo della promessa non ha portato frutto, non ha riconosciuto Gesù. Noi siamo subentrati in un secondo momento, carissimi. Noi appartenevamo ai pagani, nessuno di noi aveva nel sangue il sangue di Abramo, di Isacco, di Giacobbe. Siamo subentrati perché siamo noi i nuovi affittuari che per benevolenza Gesù ha scelto perché continuassimo la sua opera. Ma anche qui, come per Israele, può accadere che ci sediamo, ci adagiamo sugli allori e diciamo vabbè, ormai la fede ce l'abbiamo, e invece la fede va coltivata come l'amore. Qual è il problema delle coppie oggi? Tante coppie in crisi. E che uno pensa, mi sono sposato, questa è mia moglie, questo è mio marito, stiamo al sicuro fino al 50°. E invece al 50° giorno si è già in crisi, qualche volta addirittura di ritorno dal viaggio di nozze. Perché anche l'amore non è assodato, non è detto una volta per sempre, non è concretizzato una volta per sempre, ha bisogno d'essere coltivato. Ecco, se pensate all'amore avete subito l'idea di come la fede debba essere coltivata, attraverso l'ascolto della parola, attraverso la preghiera, attraverso la celebrazione dei sacramenti, nello stare insieme come credenti, perché ci facciamo forza a vicenda stando qui questa sera intorno all'altare. Il vostro parroco ha bisogno di voi, voi avete bisogno di lui, insieme camminiamo e insieme ci confermiamo nella fede. Il vescovo ha bisogno di voi, voi avete bisogno del vescovo. E rientra tutto in questa cura della fede, e la cura della fede deve portare un frutto che si chiama santità. E vengo al motivo che ha provocato questo nostro primo incontro, la presenza di una reliquia di Padre Pio, di San Pio, che è uno che ha portato frutto. In lui la grazia, direbbe Paolo, non è stata vana. Gli aiuti che ha ricevuto, i doni di cui Dio lo ha ricolmato, sono stati messi a reddito, oggi si dice, no? Mettere a reddito un terreno, mettere a reddito una proprietà, cioè farla fruttificare. Questa è la santità, è ricevere i doni, riconoscerli
e riconoscere che tutto viene dall'alto e rimbalzare, far rimbalzare in alto la lode, la preghiera soprattutto. Padre Pio ha vissuto anche tanti momenti difficili, eh? Non pensiate, beato lui, era un santo. Perché i santi, come tutti noi, hanno attraversato tante valli oscure. Padre Pio avrebbe avuto motivo, e noi forse al suo posto avremmo fatto così, di buttare tutto all'aria, perché anche la Chiesa ha dubitato in alcuni suoi ministri e non di infima, come dire, portata. Hanno dubitato. Allora, vedete, quest'uomo ha portato sulle spalle il sospetto della Chiesa che amava. Ma avrà pensato alle parole di Gesù: hanno perseguitato voi, perseguiteranno anche me. E la persecuzione a volte ci viene dall'esterno, a volte ci viene dall'interno. Le difficoltà a volte ce le creano le persone più vicine, quelle che dovrebbero proteggerci. Allora, questa parabola diventa ancora più concreta, e l'impegno che ciascuno di noi deve assumere diventa ancora più concreto davanti a cos'è la reliquia? Quello che rimane. Qui ci sono delle crosticine, mi dicevano, di sangue raggrumato. Ovviamente Padre Pio non è in questo, ma questo è quello che rimane, e quello che rimane diventa un segnale della sua vita, della sua testimonianza, della sua passione, del suo essere configurato a Gesù, della vigna di Padre Pio, di San Pio, Dio si è compiaciuto. Da quella vigna ancora oggi si produce buon vino. Com'è il tuo vino? Siamo in tempo di vendemmia. Ci sono dei vini che subito diventano aceto, come certi amori, d'altra parte. Com'è il tuo vino? Che vino bevono i tuoi figli? Da te, papà e mamma, da voi genitori. Il vino che la vigna, cioè la vita di Padre Pio, ha prodotto è stato un vino buono, che ha fatto bene ai suoi frati, ha fatto bene a San Giovanni Rotondo, producendo anche tante opere di misericordia. Il vino della mia vita deve essere buono, deve spargere bene, deve essere di un bel colore, penso a un vino rosso, color rubino, deve essere bello a vedersi, questo vino buono ad essere gustato. Ecco, se stasera ciascuno di noi torna a casa con l'idea: devo riprendere il cammino di santità, questo incontro, la celebrazione eucaristica, la presenza delle reliquie di Padre Pio avrà avuto effetto. E concludo: non vi scoraggiate, quelli fra voi che dicono ormai ho perso il treno. No, qualsiasi cosa sia accaduta in passato, anche mezz'ora fa, in questo momento non conta, se tu riprendi la tua vita e ti rimetti in cammino. Allora il vescovo è venuto a dirvi auguri da Montefreda, continuino a venire frutti buoni, vino buono, vite sante, testimonianze radicali. Di questo la Chiesa e il mondo hanno bisogno. Amen. Eccoci nel nostro salottino. Dopo aver sentito Sua Eccellenza Monsignor Aiello di questa splendida
manifestazione avvenuta a Montefredane tocca a colui che è il custode, il missionario che viaggia, si può dire, sulla sequela vera dell'amato Padre Pio. Prima perché porta il suo abito, è nel suo ordine, ma poi ha avuto la gioia di incontrarlo, conoscerlo, parlarle, vivere proprio alla sua realtà. E allora, Padre Riccardo Fabiano, chissà quante cose dovremmo dire, quanta storia in questo ordine e in questa vita, ma noi vogliamo semplicemente, tra virgolette, dire quello che più ai nostri cari telespettatori interessa. Vogliamo solo che Ciù ci dica un episodio, perché qui deve levare quello che è la vita tua con l'amato Padre Pio. Un episodio che ti ha colpito durante questi tuoi anni sacerdotali, da prima a oggi, dove ti è dentro, che hai vissuto col nostro caro Padre Pio. Una cosa molto molto semplice, mi ha colpito veramente. Era il 1964, io ero giovinotto allora, non ero ancora sacerdote. Stavo nel seminario, nello studentato teologico di Campobasso, e durante la settimana santa, quando c'era la vacanza dallo studio, dalla scuola, il direttore responsabile inviò me e padre Antonio Salvatore e padre Gregorio D'Arenzo a San Giovanni Rotondo per fare qualche cosa. Non sapevamo granché di Padre Pio, ma appena andammo, lui stava con padre Alessio, con un altro, lo incontrammo lungo il corridoio e lo salutammo, gli baciamo la mano, ci veniamo da Campobasso e lui disse queste parole che mi dice: grazie che siete venuti da Campobasso a San Giovanni Rotondo, grazie, così ci date una mano per questa settimana santa quando vengono più persone, grazie che siete venuti. E io disse: ehi padre spirituale, non c'è bisogno che lei ringrazi noi, noi ringraziamo lei, è un onore per noi. Dice: no, no, grazie, grazie che siete venuti. Padre Pio, da Perecina, il santo che tutto il mondo conosce, è diventato così piccolo da ringraziare me, che ero piccolo allora. Allora, vedi, non ringraziava soltanto Dio, che va ringraziato, non ringraziava la Madonna e i suoi genitori, ringraziava tutti, anche chi gli poteva dare una mano in cose semplici. E passò quel primo giorno e poi rimasi con lui per una settimana. Durante questa settimana io, insieme a padre Gregorio e a padre Antonio e ad altri, rispondemmo a moltissime lettere che gli giungevano. A lui era stato proibito di scrivere lettere, di ricevere lettere dal 1922. Eravamo al 1964 e arrivavano cataste di lettere a lui. E lui non poteva rispondere, non perché gli era non soltanto perché gli era proibito dai superiori, ma perché erano tante le lettere, come faceva a rispondere? Allora rispondemmo noi e ricordo bene che a me arrivò una lettera, capirò una lettera, la prendevamo per caso, c'era una catasta, una lettera di una signora che scriveva da Brescia, mi ricordo soltanto che era signora, che era donna, che scriveva da Brescia, e il contenuto diceva: padre Pio, io sono indemoniata e soffro molto, a lei chiedo un consiglio e una preghiera per essere liberato. Allora io dovevo rispondere a quella lettera, non ho risposto, l'ho tenuta con me, poi l'ho gettata, non so che fine ha fatto. Però ho voluto domandare a padre Pio che dovevo rispondere a quella lettera, perché quella lettera era indirizzata a lui, anche se dovevo rispondere io. Allora mi detti da fare per
per chiedergli di come dovevo rispondere. Lui usciva dal refettorio prima degli altri, accompagnato da un frate, padre Eusebio, che tu conosci, e padre Eusebio non voleva che io parlasse con padre Pio, perché lui era il custode di padre Pio, era il primo, eccetera, ha scritto un libro, e il titolo non ha detto padre Pio e padre Eusebio, padre Eusebio e padre Pio, cioè è un tipo così, ma bravo, e non voleva che io disturbasse padre Pio. Ma io andavo dietro a padre Pio e a lui, e lui si è girato, padre Eusebio, e ha detto io devo rispondere, perché c'è una lettera. Padre Pio si è accorto che io baccagliavo con padre Eusebio, che lui baccagliava con me. Lo si è girato, padre Pio, e mi ha detto che vuoi? E per dire come era, veniva incontro, è venuto incontro con me. E gli dissi questo fatto. C'è una signora, dice, devo rispondere, ma lei mi deve dire che devo rispondere perché la lettera è diretta a lei. Siccome la lettera le dice, io sono indemoniato, voglio un consiglio da lei e voglio la preghiera. Disse padre mio, va bene, scrivi così, che il consiglio che le do è che andasse dal suo parroco e si facesse fare gli esorcismi. Questo era il consiglio, che secondo me era anche un modo per dire come, che vogliamo scrivere. Ci poi per la preghiera, non ci pensare, non ci pensare, prego. E quindi questo altro piccolo episodio, nel quale sono contento dopo tanti anni. E poi in quella settimana succedevano delle cosette così, e proprio in quella settimana raccolse anche alcune croste delle stibate delle mani durante la messa di Pasqua, perché all'offertorio si tolse i guanti, i mezzi guanti, e caddero queste croste sopra l'altare. Io le raccolsi, alcune di queste croste. Quindi nel 64 avevo ancora queste croste, fino al 68. Quando poi sono sparite, sono scomparse le stimmate, e ho detto questa, ma questa la devo pure chiarire, perché molti non lo sanno, ma molti lo sanno, e molti dicono, ma allora padre Pio non le aveva le stimmate, perché alla fine, quando è morto, non le aveva. Com'è il fatto? Il fatto è così, padre Pio ha avuto le stimmate invisibili dal 1910 al 1918, le stimmate visibili dal 18 al 58, e ha sempre pregato, sia quando le stimmate erano invisibili, sia quando erano, pregato il Signore di togliergli le stimmate, le ferite esterne, lasciandogli il dolore delle stimmate, perché si vergognava di farsi vedere con le stimmate, con le ferite. Allora diceva al Signore, toglimi queste stimmate, perché soffrire voglio soffrire, ma queste cose mi fanno vergogna. Le chiamava le mie vergogne, cose vergognose. E il Signore in una rivelazione gli disse, questo lo ha detto padre Gerardo, che ha scavato tutti i documenti riguardanti padre Pio, per la beatificazione e canonizzazione, il Signore gli ha risposto, te le toglierò le stimmate quando tutti ti piangeranno, quando l'hanno pianto tutti alla morte. Quindi Gesù ha detto, te le toglierò alla morte, e gli sono state tolte, ed è sicuro che prima le aveva, perché portava i guanti, perché molti medici le hanno esaminate, perché io stesso le ho viste, e c'era indiscusso che le abbia avuto per più di 50 anni. E indiscusso anche che non c'erano più, né alle mani, né ai piedi, né al costato quando è morto, però non c'erano le cicatrici, i segni delle stimmate. La carne ai buchi delle stimmate era tornata come la carne di un bambino, cioè Gesù che gli aveva promesso di togliergli le stimmate, i buchi, e di rifargli la carne, gliel'ha fatta. E allora
c'è molto da discutere, si discute su questo, perché sono sparite, com'è, quella. Una delle ipotesi teologiche dice così: sono un indizio e un inizio della risurrezione finale di tutti gli uomini. Che cosa farà l'Onnipotente alla fine, al giudizio universale? Ricostruirà il nostro corpo. A Padre mio è stata ricostruita la carne delle stimmate. Ecco, quindi Padre mio, nel suo insieme, rimanda sempre a Dio. Addio, è un capolavoro di Dio. Lui era cosciente che queste cose le operava Dio, pregava Dio di non insuperbirsi, e la virtù più grande è stata proprio quella, quella di non insuperbirsi, perché io, se tu mi dici bravo, subito mi insuperbisco. Lui ha avuto tanti bravi, tanti salamalecchi, tanti saluti, senza insuperbirsi, dando a Dio quello che è di Dio e agli uomini quello che è degli uomini, e ad ognuno e ad ogni cosa quello che è della sua natura. Grazie Padre Riccardo, splendido, sei entrato proprio dentro alla verità, al discorso, ci hai portato in un excursus dove ti vogliamo semplicemente dire grazie, continua. E sai che ti siamo vicini, e prega per tutti i nostri amici, telespettatori e tutti coloro che ti vogliono bene, come noi lo facciamo per te, affidandoci nelle tue preghiere a Padre Pio, che ci porta, come dici tu, a Dio. Bene, entusiasmo inverosimile, si guardava anche, cioè, la visione di Sua Eccellenza di quando è arrivato. Tutta la comunità ha seguito questo momento particolare. Erano occhi madidi di gioia. Ma la persona che ha colpito tanto, al di là della grande omilia di Sua Eccellenza e di come ama Padre Pio, mi permetta parroco, è lei. Era quasi per dire vi aspettavo. Bellissimo quando sono arrivate le reliquie di San Pio. In questa parrocchia, questo edificio grandissimo, non c'era posto, eppure un momento sereno, di un sabato tranquillo, ecco. E lei l'ho vista non emozionata, ma di più, elevato proprio verso il Signore, verso qualcosa che dire, ecco, io non sono ancora più solo, ma oggi ho dimostrato come sono tutti qua, vicino a me. Questa grande devozione che lei ha, questa scelta, questo amore che ha avuto anche per oggi con l'amato Padre Pio, che cosa, da come è nata e soprattutto qual è questo fascino che l'aiuta a stare così serenamente tra, ho visto, una miriade di persone che l'ama, l'acclama, e lei con questo suo sorriso, ma con questa sua eleganza, dà gioia e amore a tutti. Allora, due cose. La prima, da dove ha preso questo? Prima, io ho ricevuto da mia madre. Mia madre era molto devota a San Pio, quindi tutti i giorni mi affidava a San Pio, quindi non perdevo occasione, momenti per dirmi fare preghiera a San Pio, quindi era abbonata, quindi da tanti anni a voce di Padre Pio, e quindi me l'ha trasmessa, e quindi la rispettavo e l'amavo pure per questo, oltre all'amore materno, quindi è una cosa bella. Poi io vi dico la verità, da giovane, siccome ho avuto come compagno di scuola, c'era qualche amico di San Giovanni Rotondo, però in gioventù sentivo, mi parlava questo amico che era liceale con me e suo frate là, però vi dico la verità, non è che, sai, prima del 68, dico, ma chissà, dice no, quello è un frate santo, sai, e poi mano a mano, poi lui fa il parroco lì a San Giovanni Rotondo. Però non a santuario, no prete, sta giù, quella parrocchia nuova dove sta tutto il complesso, dove c'è tutto il complesso parrocchiale lì, quindi da lì è venuto, questi due momenti, quindi quella spinta di questi amici di scuola, e in modo particolare questa presenza di mia madre che si rivolgeva in tutte le occasioni a San Pio. Quindi è una colonna sonora che la segue continuamente. Poi la serenità viene, penso viene da tutti, perché io non mi sento solo, sento la vicinanza di Dio. Quindi. Questo è importante. La parrocchia e la comunità hanno risposto tanto. Oggi è stato bello, molto bello, sì. Domani sarà ancora più bello.
e anche il vescovo, visto il regalo che le ha portato, l'affettuosità che le ha dato, la fratellanza, la carità. Non mi aspettavo, quindi mi ha fatto piacere. E lei da quanti anni è sacerdote? Io sono dal 72. Quindi siamo, eh? E quindi ormai siamo alla fine. Vabbè, 70 anni. Beh, non gli dimostra complimenti. 70. Ancora altri 70 anni e poi ci rivedremo. Fra... ottobre completo. Quindi fra poco. No, ci vuole molto tempo prima di arrivare a capolinea. Lui farà i supplementari. Io, io questo ho visto sempre la vita come un girone calcistico. Andate e ritorno. Però mo può essere pure i supplementari, non lo sappiamo. No, andiamo ai ricordi. Ai ricordi, ci sta tempo. Vabbè, grazie. Grazie a voi.